Allora, questa è una famiglia che sta faticando a farsi una regina. Ho orfanizzato un'altra famiglia dove devo fare un cambio regina e vediamo cosa succede. Vediamo se le api accettano questa regina. Sembra che sì, le altre api, anche perché voglio dire, una regina feconda su una famiglia orfana, sembra sì, addirittura la stiano nutrendo. Cosa c'è, Rocco? Cosa c'è? Cosa vuoi? Questa vuoi? Vuoi la palla? Thank you.
24 maggio, continuano le visite di scellatura, tempo pessimo, mi infilo fra una pioggia e l'altra. Melario c'è pochissimo. Api siamo al completo. Ecco la regina. Teleno trappola, ok, cevo deposizione. Pulino qua. Via. Sembra stia per riprendere a piovere, vediamo almeno di fare questa cassa, vediamo il teleno trappola, bene, prossima volta rimuoviamo la covata, cevo deposizione, ok, quindi febbre sciamatoria dovrebbe essere scongiurata. Guarda un fuoco che sfarfalla qua. Ecco una cella reale qua. Via. Ecco la regina 2022. Sulla sponda, telaino trappola in costruzione, l'avevo tolto l'ultima volta, quindi 6 giorni fa, sopra completamente a scorto percolato, cerchiamo le celle reali, regina. Non ci sono segni particolari di febbre, sciamatoria. Celle, ce n'erano due finora. Do un'occhiata giusto per vedere che non ci sia covata oltre il diaframma. Noi siamo completamente a scorte, bene. Anche da sta parte. Tutto quello che ci serve. Nettare e polline. Qua dobbiamo controllare l'accettazione della regina bianca, se sta deponendo, se è ancora viva. Beh, le api non ventilano più, eh. Eccola qua, direi che sta deponendo. Comunque la regina è stata accettata. Sì, c'è ovo deposizione. Visita finita.